Bene, parliamo di questo progetto Calcio Champagne che portate avanti ormai da qualche mese. Sì, è iniziato lo scorso anno, alla fine della stagione sportiva, quindi verso giugno, e poi ha ripreso a settembre, proprio in concomitanza con l'inizio delle scuole, perché questo progetto intende coinvolgere alunni con e senza disabilità delle varie scuole superiori di Arezzo. E abbiamo, insieme alla società, voluto creare questa squadra, che è veramente una squadra perché si allena regolarmente una volta a settimana con allenatori preparati, quindi io per quanto riguarda la tecnica, poi c'è Roberto che allena i portieri, poi c'è un preparatore atletico e quindi cerchiamo di definire nel dettaglio le varie caratteristiche che ha una squadra vera, perché si tratta proprio di una squadra vera, si gioca a calcio e si sta insieme. I ragazzi come rispondono? Benissimo, soprattutto ecco, stanno arrivando, i ragazzi rispondono benissimo, si divertono e sono loro al centro dell'attenzione, diciamo. Chiaramente con tutti i dovuti diciamo, Accorgimenti. accorgimenti, perché benché siano una squadra vera, come diceva Giancarlo, chiaramente bisogna avere un occhio di riguardo. E tanta passione. Tanta passione, quella sì, quella muove il mondo, la passione, no? Poi nel calcio non c'è anche bisogno di stimolarci più di tanto, perché noi il tempo libero che abbiamo lo dedichiamo al calcio, ci vengono in mente progetti, idee proprio per offrire il calcio a chiunque, chi è bravo, chi non è bravo, chi lo può fare, chi non lo può fare. Poi quando ci si trova si parla di calcio, quindi Siamo sempre qua. siamo sempre qua. Tanto questa seduta di allenamento come l'ho organizzata? L'organizzate? Diciamo, lui cura la parte tecnica di chi fa il calciatore, tra virgolette, no? E io curo la parte dei portieri, ci si allena. E poi all'ultimo viene strutturata una partitella che è sempre Stimolante, quella certo. che conclude l'allenamento. Ma per il futuro? Guarda, per il futuro abbiamo messo stamani proprio una mattonella importante perché la scuola Fossombroni di Arezzo, che è una scuola sportiva, abbiamo attivato un accordo che permette agli alunni senza disabilità di venire qua a giocare tramite quel discorso dell'alternanza scuola-lavoro. Quindi dalla settimana prossima inizieranno a venire anche giocatori senza disabilità e questo ci permette di avere sia anche per le stagioni successive molti giocatori e molti alunni interessati a venire Certo. qua. Bene, noi ci ritroveremo la prossima settimana allora. Sì, con Grazie, piacere. Ciao. grazie e buon Ciao, lavoro. arrivederci. Grazie.